Buonasera, buonasera a tutti. Cominciamo con un saluto di benvenuto di Giovanna Melandri, padrona di casa di questo meraviglioso posto, il Maxi, che ci ospita. Grazie, allora io veramente un brevissimo saluto per dirvi tre cose. Allora, la prima è che siamo veramente molto molto felici di accogliere questa dolce invasione di Repubblica per questi 10 giorni. E siamo felici di accogliervi qui al Maxi, in questa piazza che insieme all'edificio che vedete è il frutto dell'estro straordinario di una grande architetta che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, di Zaha Hadid. E io sono particolarmente felice di accogliervi e lo vorrei fare usando una parola, che è la parola che ha scelto un artista di origine kosovaro, la cui mostra abbiamo inaugurato ieri, si chiama Sisley Jaffa, e questo artista ha scavato nel tema dell'accoglienza, dell'identità, della solitudine, delle migrazioni, e ha scelto per questa mostra una parola semplice ma molto eloquente e inequivocabile. La parola è benvenuti, e quindi io voglio dare il benvenuto con la parola e il titolo della mostra dedicato all'emigrazione di Sisley Jaffa a tutti voi, alla comunità di Repubblica e a questo grande laboratorio di idee che sarà la Repubblica delle Idee nei prossimi giorni. Siete a casa, siete in un posto che cerca di essere ogni giorno con il linguaggio degli artisti, degli architetti, di una comunità di pensiero, un laboratorio di futuro. E dunque la seconda cosa che voglio dirvi è questa: noi oggi festeggiamo il vostro anniversario, i 40 anni, ma soprattutto guardiamo insieme a voi, ascolteremo insieme a voi le idee per i prossimi 40 anni. E noi ieri abbiamo inaugurato, a modo nostro, non retoricamente, una mostra importante per celebrare i 70 anni della Repubblica Italiana. E l'abbiamo fatto chiedendo a dei grandi maestri, a dei grandi fotografi, di raccontare l'Italia nelle sue bellezze ma anche nelle sue desolazioni. E allora io voglio dire questo a nome di tutto il Maxi, a nome dei curatori, degli artisti, di tutto il team del Maxi. Io vorrei dedicare a un uomo coraggioso e libero uno dei progetti che potrete, spero, ammirare in questa mostra, che è il progetto di 3 giovani fotografi che hanno raccontato i luoghi della mafia attraverso delle immagini che sono sconvolgenti, perché sono immagini che ci restituiscono quella drammatica mimetizzazione della mafia nei luoghi che sembrano i luoghi della vita normale di tutti noi. E dunque io voglio dedicare a Roberto Saviano, esprimendogli la nostra solidarietà e la nostra stima, questo progetto, perché è un progetto che racconta tanto delle sue e delle nostre battaglie. Dunque, davvero concluso nel salutarvi, voglio solo pregarvi di una cosa, ringraziando ancora il direttore Mario Calabresi e tutta la comunità di Repubblica che ha scelto questo posto per attraversarlo con le sue idee. Ecco, appunto, io spero che voi in questi 10 giorni vogliate attraversare il Maxi, conoscere il nostro laboratorio di futuro, attraversare le mostre, attraversare la nostra collezione oggi con tutte le opere dedicate a Kentridge, di Kentridge, che abbiamo voluto esporre proprio in onore anche di questo grande artista che ha offerto e regalato a Roma uno dei più grandi interventi di arte pubblica, di arte civile degli ultimi anni. E, insomma, approfittatene, attraversateci e contaminiamo le vostre idee con le nostre. Grazie e benvenuti al Maxi. Grazie.
Buonasera a tutti. Sono esattamente 10 anni questa settimana dall'uscita del libro Gomorra. Il libro Gomorra non ha bisogno di molte presentazioni. È stato nel frattempo, in questi 10 anni, tradotto in 52 paesi, ha venduto qualcosa come 10 milioni di copie nel mondo, ma a me ha cambiato la nostra percezione della camorra. Ma quello che mi piacerebbe fare innanzitutto è provare a far raccontare a Roberto qualche cosa che normalmente non viene raccontato, perché tutti sappiamo di questo libro dal momento in cui il libro comincia a fare davvero rumore, in cui comincia a dare fastidio. Conosciamo la storia delle minacce, conosciamo la scorta, conosciamo il film di Garrone, la fiction, le traduzioni, tutto questo. A me piacerebbe che lui ci raccontasse altre cose, ci raccontasse prima di tutto com'è nato questo libro, cioè com'è nato, perché tu quando l'hai fatto avevi 27 anni quando è uscito, giusto? 26. 26 anni, avevi 26 anni. Se ti va di raccontarci come ti è venuto in mente di scriverlo, dove l'hai scritto, come hai cominciato, quando scrivevi un libro che non avevi la minima idea se qualcuno se lo sarebbe letto o no. Ho anche pubblicato, non lo sapevo. Ma in realtà il progetto nasce dentro di me, molti anni prima ovviamente, cioè, mi ronzava in testa la possibilità di raccontare quelle storie, cioè storie di mafia, storie di camorra, ma con lo stile da scrittore, quindi non fare cronaca, ma anzi prendere dalla cronaca e trasformarlo in un racconto. Da ragazzino io avevo mandato un racconto a un critico che si chiama Goffredo Fofi, che era uno dei pochi, è uno dei pochi, che sostanzialmente legge tutto, cioè tutto ciò che gli arriva, nel desiderio, nella speranza sua di poter trovare quello che lui considera, questa è la mia barba che gratta, talento, poter trovare talenti, poter trovare collaboratori alle sue imprese, diciamo, giornalistiche, letterarie, perché lui fonda molte riviste. Così gli mando questo articolo, questo racconto, e mi arriva la lettera di risposta, che me lo ricordo come se fosse accaduto qualche ora fa. Quindi apro questa lettera, che mi arriva, quindi non mail, ma lettera cartacea, e c'è questa sua missiva battuta a macchina che dice così: caro Roberto, ho ricevuto il tuo racconto. E è proprio una stronzata, così dice, o testuale, sì. Dice, proprio non è incredibile, quello che è scritto è illeggibile, però, lui dice, era il racconto, io avevo imitato Tommaso Landolfi, uno scrittore, insomma, dalla prosa molto complessa, proprio lo imitavo in questo racconto. Tommaso Landolfi era uno scrittore amato da Italo Calvino, che si definiva scrittore casertano, pur essendo nato nel Frusinate. Comunque, lui dice, però ho visto che te la cavi con lo stile, con lo scrivere, e ho visto anche l'indirizzo di casa tua. Apri la finestra e mi mandi un pezzo dove mi racconti solo ciò che vedi, cosa che io feci ovviamente. E da allora è iniziato, come dire, questo scambio e la voglia di poter scrivere sulla realtà. E dentro c'era un misto di ambizione, perché c'erano un sacco di storie di camorra, sono appassionanti, quindi al di là del giudizio morale, sono appassionanti, cioè ti permettono di vedere tutte le contraddizioni umane, tutte, uno spettro completo, con dentro anche una grande azione. E quindi io volevo poterlo raccontare e poter svelare, quindi avere anche una possibilità civile, cioè di poter svelare un meccanismo, e inizio a scriverlo in una casa dei quartieri spagnoli, precisamente Piazza Sant'Anna di Palazzo, che è una bellissima piazzetta poco distante da Piazza Plebiscito, e lo scrivo e inizio alcuni brani a pubblicarli su un blog che si chiama, esiste ancora, Nazione Indiana, e succede che la casa editrice mi manda un contratto a casa di 4.500 euro di anticipo, questo era, dicendo quando e se chiuderai mai un libro ce lo prendiamo noi. Così andò. E io quindi mi misi a lavorare a questo libro e lo mandai, e mi ricordo la telefonata che mi fece l'editor Franchini. Io ero sul balcone di questa piazza a Sant'Anna di Palazzo
E la sua voce era bassissima. Pronto, Roberto, ho letto, ho detto Maronna, è finita, perché una voce così annuncia che non ti prendiamo il libro, no? Quindi nella mia testa capisco dal tono che non era andata, no? Quindi insomma mi inizia a battere il cuore, ok. Diciamo, Roberto, ho letto, pausa, bellissimo fa. Ah, dico, ah, quindi ti è piaciuto? Sì, sì, ma come lo vuoi chiamare? Come lo vuoi chiamare? E io faccio Gomorra. Ah, Gomorra, dice lui, però bello. Potrebbe essere visto come un libro sulla storia gay, no? Sodoma e Gomorra. E quindi dice, sei sicuro di questa cosa? Poi dice, suona benissimo, dice lui, no? E io dico, sì. Lui ci pensa ancora un po', dice, sistema mi piacerebbe molto, perché il sistema è la parola con cui la camorra si autodefinisce, no? Camorra, 'ndrangheta e mafia non si definiscono così, sono solo i giornalisti a chiamarle così. Mafia è una cosa che fa ridere i mafiosi, no? È cosa nostra, 'ndrangheta è un'onorata società e camorra è sistema. Se tu dici a un camorrista camorra gli viene a sorridere, no? Quindi lui pensava a chiamarlo sistema, io invece insistevo per il suono, Camorra, Gomorra, insistevo per l'immagine biblica, no? La città distrutta da Dio insieme, dal Dio dell'Antico Testamento insieme a Sodoma, e poi per Don Peppe Diana, che era stato lui ad avermi ispirato, il prete ucciso dai clan a Casal di Principe, quando avevo 16 anni, che dice in un'omelia, non rendiamo la nostra terra la Gomorra di questo paese, no? Quindi mi colpì moltissimo questa assonanza e boom, e così l'ho utilizzata. E così finì che il libro fu pubblicato in pochissime copie. Ecco, prima tiratura? 4.000 in libreria e 1.000 ai giornalisti. Ecco, e come inizia? Inizia che il libro non sanno i librai dove metterlo, sociologia, criminalità, letteratura, saggi, addirittura vi assicuro che a Roma l'ho trovato in turismo, perché avevano letto sotto Viaggio, quello Gomorra, Viaggio nell'impero, un libraio veloce aveva scritto, quindi Viaggio, boom, l'aveva messo turismo. E una guida turistica a una certa zona, diciamo. Sì, era così, una specie di quindi già, ma ancora oggi è così. Quando tu non fai un libro chiaro, quindi romanzo, saggio, romanzo d'amore, romanzo storico, è difficile. Allora adesso ho la fortuna di metterlo nei best seller e quindi si salva, però altrimenti era impossibile. Dopodiché esce, io vado a fare la mia prima presentazione. Ecco, la prima, gliel'ho chiesto prima, dico, ma devi raccontare la prima presentazione. Che è folle, perché io vado a Firenze, sono anche contento perché le case editrici pagano i biglietti, non è che ti pagano per fare presentazioni, quindi io inizio a girarmi un po' l'Italia e arrivo a Firenze e arrivo in questa libreria e dico, ah, per la presentazione di Gomorra il libro, lui fa, no, non è venuto l'autore. Io faccio e dico, no, ma sono io, giuro, faccio, no, sono io. Ah, sei tu? Mi gratta, sì. Colpa della barba. Se no prendo il gelato, eh. Dovevi far la barba. Ma non me la so fare più, cioè carne proprio. E vado e quando gli hai detto sono io? Sono io, lui, ah ok, allora ha riaperto le sedie, perché non c'era nessuno, ha riaperto le sedie, ho incontrato il giornalista locale simpaticissimo che era venuto così per solidarietà, il libro è uscito da pochissimi giorni, c'erano state poche recensioni, e io mi siedo e siedono dinanzi a me tre signore che in realtà vedevano ogni giorno la presentazione che c'era, quindi non è che erano per me, erano per qualsiasi presentazione. Una signora si addormenta, mentre due non solo mi seguono, ma una di queste due signore mi segue su Facebook oggi, viene spessissimo ai miei incontri, è diventata una mia fedelissima lettrice. Però la mia prima presentazione è di tre persone. Meraviglioso, di cui una si è addormentata. Di cui una si è addormentata. Inizialmente il libro, soprattutto nella zona che racconti, Napoli, Casal, sì, di Principe, sì, non è un libro che viene preso male, non ha, anzi, cioè, raccontaci un po' l'impatto che ha. In realtà, questo è un cortocircuito interessante, cioè il libro parte solo per passaparola, perché l'editore certo ci aveva creduto, ma come si crede a un esordiente, mi ricordo che c'erano altri esordienti in quei mesi
della stessa casa editrice a cui avevano dato più spazio, no? Erano andati a Torino, al FEA, al Salone. L'argomento, diciamo, prima di Gomorra, l'argomento nell'editoria mafia era assolutamente di nicchia. C'è stato uno studio della Statale che parla di un aumento del 600% dopo Gomorra dei libri sulle organizzazioni mafiose, no? E questo è un dato interessante. Quindi il passaparola fa partire l'interesse, letteralmente il passaparola, ancor più perché quando all'inizio non sei un autore noto, magari vi succede anche a voi, è più piacevole suggerire uno scrittore, no? È difficile suggerire uno scrittore noto, non senti di essere originale. Anche a me quando succede, mi fai leggere un libro, cito Shalamov, Roman Gary, insomma tutti autori che magari gli addetti ai lavori conoscono benissimo, ma che su larga scala non sono così noti. E questo è il privilegio dello scrittore esordiente, che viene consigliato con gusto dalla persona che quando consiglia quel libro lo sta facendo scoprire. L'altra cosa che subito parte è che mi leggono i carcerati, i camorristi, i scippatori, tutta la chiavica che in genere non legge mai e che viene a sapere che c'è un libro su di loro o comunque su storie che loro conoscono e vanno in massa. Cioè io mi ricordo questa ragazza, appunto Serena, libraia, che mi diceva: io ho paura della gente che mi chiede il tuo libro, perché era un sacco di gente Questo succedeva a Teverola, è una zona del Casertano, e succede, questo la dice lunga, che all'inizio la criminalità, come sempre, non gliene frega niente del libro, come dell'articolo, come non gli importa nulla, no? Gli importa, ahimè, quello che succederà, come dico sempre, spessissimo, è il lettore ad aver messo in pericolo, diciamo, tutto. Non la pagina, la pagina è lì, ferma, magari circoscritta. Allora succede che... Anzi, piaceva pure essere ritratti. Certo, raccontati. A me raccontavano, il primo segnale e mi dicono: da Poggioreale arrivano ordinazioni, che è il carcere di Napoli, arrivano ordinazioni del tuo libro continuamente. E io dico: ma davvero? Sì, non solo, ma a oggi mi dicono che comunque in testa al prestito, cioè il libro più richiesto in prestito alla biblioteca del carcere. In genere nelle carceri i libri criminali sono molto richiesti, carceri maschili e femminili, interessante. E mi dicono che lo firmano, cioè i personaggi di cui io racconto lo dedicano, no, lo firmano e lo danno, quindi non c'è l'impatto all'inizio civile. Questo è interessantissimo, cioè succede che a Mondragone e comunque la zona del Casertano mi segnalano un'edizione di lusso. Dico: com'è possibile? È sempre la stessa l'edizione. Me la danno ed è altissima, carta che sembra quella degli inviti alle comunioni, no? Cioè così, no? Setosa. E poi sopra i coltelli erano bianchi, non erano i coltelli di Warhol che sono in copertina, non erano fucsia, ma erano bianchi. Io non capivo, no, come era questa qua, un'altra edizione tedesca, forse olandese. E allora, com'è possibile? E praticamente era uno che se l'era ristampato e aveva cambiato il capitolo su di lui, che non gli era piaciuto, ma tra l'altro non aveva tolto gli omicidi, zero, gli aveva tolto le interpretazioni che davo su di lui. Stiamo parlando di boss spietatissimi, avevo raccontato tutta una storia che lui, per eliminare l'HIV, quindi l'AIDS dalla Domiziana, era andato all'ASL, aveva preso i nomi, era andato a uccidere i malati per impedire la possibilità, che follia, per la possibilità di diffusione del male. Un personaggio terribile, che andava a leggersi le lettere dei suoi affiliati in carcere quando gli scrivevano alla moglie per vedere se lo insultavano, un paranoico. Appunto, si ricostruisce il suo capitolo. E quindi avevano stampato dei falsi modificati e poi dei falsi, proprio dei falsi, alla stazione di Napoli. Già partono i falsi subito, che sono tutti infatti libri fotocopiati, rilegati. A volte continuano a farmi firmare ancora oggi i libri falsi, che l'hanno avuto magari in regalo e colpisce. Quando è che le organizzazioni criminali iniziano ad avere disgusto, innanzitutto per me, che è importante, è il libro ancora, ma l'odio e il disprezzo, che l'odio è comunque ancora nobile, quindi c'è, no, è il disprezzo, c'è quando il libro inizia a essere letto.
cioè migliaia di... Io arrivo a settembre e sono 100.000 copie. Con 100.000 copie impazzisco, letteralmente impazziscono, ma semplice, perché 100.000 copie genera attenzione della stampa internazionale, attenzione della stampa nazionale costante, cioè non solo come loro si aspettano quando c'è l'omicidio. Seconda cosa, loro iniziano a sentire la militanza, cioè tutti coloro che lo leggono, la mia figura inizia a scrivere articoli così e va in televisione. A un certo punto tutto questo sembra voler accerchiare. E infatti l'acme si ha quando io vado a Casal di Principe diciamo, in qualche modo a presentarlo. E in piazza, era un evento non sul libro, c'era cioè il presidente della Camera di allora, mi sembra Bertinotti, insomma era un evento istituzionale. Io vado lì, ne parlo in piazza, attacco i boss e lì c'è il cortocircuito, cioè lì capiscono che il libro lo voglio far diventare, il lettore lo sta facendo diventare un'arma contro di loro. Ciò che prima di loro, film, libro, mi fregava niente, anzi diventa fastidiosissimo, perché innesca un percorso di attenzione mediatica, culturale, civile, e soprattutto una frase che ha detto Antonio Iovine, pentito, capo del clan dei Casalesi per anni e pentito recente, lui usa questa espressione e mi ha molto colpito, no? Dice, vabbè, ma Saviano ci ha portato in America, cioè come dire, ci ha tolto quella sacralità che loro hanno e che vogliono avere e che mi è stata ben spiegata da Maurizio Prestieri, boss pentito del clan di Lauro, uomo elegantissimo, autore di diversi libri di poesie, e detto Osic il magro, e Prestieri dice, noi vogliamo essere VIP, quindi very important person, local, cioè se siamo VIP è ovvio che la stampa si occupa di noi. La stampa neanche si rende conto quanto è importante occuparsi di queste figure, perché queste figure, se le rendi appetitose, parlo da un punto di vista proprio, cioè la polizia sa che può investire su di loro, ma perché guardate che è così, come se fosse una borsa. Quindi io ne parlo sulla prima pagina di Repubblica, ciò significa che esce dall'ombra, ciò significa che il commissario che della catturandi che gli sta addosso può chiedere più soldi per prenderlo, semplice. A meno che non è già un grande boss, e quindi a quel punto è già così. Ma per esempio Binnu Provenzano, 60 anni latitante, per 30 nessuno lo cercava, nessuno lo cercava. Poi a un certo punto è diventato così. Le grandi latitanze, spesso perché prima non c'è nessuno. E allora ecco il problema, ecco il cortocircuito. Il cortocircuito sono gli occhi dei lettori, quella è la bomba. Cioè gente che dice io mi voglio occupare, me ne voglio occupare. Questa roba li fa impazzire. Smettono di essere local. Iniziano, infatti lui lo diceva sempre, diceva vabbè, io quando giravo con la macchina nel mio quartiere, il Rione Monterosa, la gente scendeva da casa, perché vedeva che cercavo un posto, scendeva da casa, toglieva l'auto per farmi mettere, mi riconoscevano. Ma quando era a Venezia, per esempio lui racconta sempre questa storia, che va a Rimini e porta tutta la parata, tutto il gruppo di secondiglianesi con lui, Enricuccio D'Avanzo, Detto Cinese, Lello Amato, Chiatta, Gennaro Marino Mecchè, tutti questi, no? Che diventeranno poi capi ferocissimi, erano molto giovani, vanno a Rimini in un locale molto, diciamo, in, e sono vestiti una chiavica, Pinocchietto, Infradito. Allora il buttafuori dice, no, non potete entrare. E questi gli dicono, oh, ma lo sai chi siamo? Cioè, ma lo sai chi siamo? Cioè, e Prestieri cerca di dire, no, a parte che non lo sanno per fortuna, e comunque vediamo di farci, di evitare di farci conoscere, no? Come, perché loro avevano questa cosa tipica delle organizzazioni, cioè il mondo lo immaginano come un'estensione non della loro città, ma del loro rione. Quindi vivono a Mosca o a Parigi come vivono nel quartiere di Marano o di San Luca d'Aspromonte. E tutto, il cortocircuito, ribadisco, nasce con questa cosa. Cioè tu gli togli il local. Quando vedete per esempio i boss che non si vogliono far fotografare, perché? Tu dici, com'è possibile? La tua foto era sul sito del Ministero degli Interni. Ormai il tuo nome è bruciato, no? Ti hanno preso. Perché? Perché loro spesso hanno vissuto in contesti assolutamente borghesi. Per esempio Paolo Di Lauro, la prima cosa che fa, abbassa la testa, proprio piegato in due per non farsi fotografare. Perché? Lui aveva vissuto anni a Bratislava, a Torino,
anzi Cuneo mi pare, era stato in talmente tante questioni, insomma realtà borghesi normali, che temeva che quei vicini di casa potessero o ricostruire la sua latitanza, quindi è stato mio vicino, quindi primo questo, e secondo la speranza di poter prima o poi farcela e quindi non avere la faccia completamente marchiata dalle fotografie. Questo mostra quanto sia importante essere notissimo nel tuo quartiere, no? C'era Nino D'Angelo che usava un'espressione, sono importante in dopo palazzo Bim, sapono tutto quanto, cioè sono importante nel mio palazzo, tutti mi riconoscono, e che è un termine importante, cioè, lì devono sapere tutti chi sei e non pronunciare il tuo nome, che fu l'errore o consapevole che fece a Casal di Principe. Io sapevo che a Casal di Principe, a Piazza Mercato, non puoi pronunciare la parola Antonio Iovine, non potevi pronunciare la parola di Antonio Iovine, Michele Zaccaria, non esiste, ma non perché ti vengano a sparare perché pronunci quella parola, no, perché non si pronuncia il nome di un capo in vano, si dice lui, quello, Capastorta, tutto così. Ma non è che se Capastorta ti sente, chissà che ti fa, è che è semplicemente il rispetto di non pronunciare quei nomi. Io sapevo che facendole lì si sarebbero incavolati, che era proprio quello che volevo, non come andata, volevo, come dire, no, che ci fosse una fiammata, poi c'erano un sacco di ragazzini in piazza, divisi per sesso, maschi e femmine. E quindi per dire, il libro cosa fa? Toglie la località, cioè non è più locale, toglie addirittura i confini nazionali, perché diventa internazionale, toglie che le inchieste giudiziarie fino ad allora, tutte sempre seguite dalla cronaca locale, continuano a essere locali, cioè boom, diventano nazionali. Immaginate che disastro, e soprattutto da parte mia involontario, cioè non immaginavo di creare una cosa del genere. Cioè... Ecco, anche perché succede... Succede un fatto che, se noi pensiamo a 10 anni fa, dopo gli anni in cui si è parlato di mafia, le stragi di mafia, gli anni 90 sono gli anni della mafia, il discorso pubblico in Italia e anche all'estero era: oggi c'è l'andrangheta, dopo la mafia c'è l'andrangheta. Ma di Camorra non si parlava più. La Camorra sostanzialmente nell'opinione pubblica, nell'informazione nazionale, si conclude all'inizio degli anni Ottanta, se vogliamo, con Cutolo, finisce la nuova Camorra organizzata di Cutolo, poi dopo Cutolo di Camorra quasi non si parla più, cioè è come un fatto che si pensa, no, c'è la mafia, ma della Camorra non si parla più. È proprio così, proprio come dici. Nel cono d'ombra costruito da Cosa Nostra si inseriscono 'Ndrangheta e Camorra, cioè è tutto Sicilia, anche perché le organizzazioni siciliane iniziano lo scontro con lo Stato che 'Ndrangheta e Camorra cercano di non fare mai, quindi non uccidere giudici, giornalisti ammazzati, c'è Giancarlo Siani, e poi c'è il caso della gambizzazione di Luigi Necco, giornalista sportivo. E che cosa succede? Succede che un evento abbassa in qualche modo l'attenzione sulla Camorra, e l'evento è la vicenda Tortora. La vicenda Tortora, quindi Enzo Tortora viene arrestato, condannato in primo grado come membro, incredibile, della nuova Camorra organizzata, per accuse di diversi pentiti che oggi la parte maggiore ha smentito, cioè hanno detto sì, ce lo siamo inventato perché ci sembrava che facendo così lo Stato poteva ricompensarci, avrebbe cercato, come dire, di migliorare le nostre condizioni di carcerarie. Viene accusato, viene condannato senza alcuna verifica, proprio i suoi conti correnti, quindi i soldi, lui veniva considerato il narcotrafficante della nuova Camorra organizzata nel mondo televisivo. Lui chiede l'analisi tricologica, perché sapete, sui capelli, se avete pippato cocaina, vi resta per anche un anno e mezzo traccia. Quindi dice, vedete se sono anche un consumatore, non fu fatto l'analisi, ditemi i conti correnti su cui io nascondo questi soldi, non sono mai stati trovati, infatti poi fu assolto in secondo grado e in terzo e anche definitivamente in Cassazione. Però si fece la galera e il paese si spaccò, e generando anche nella stampa italiana un vomitate di odio e pregiudizio su Tortora, dissero che, incredibile, era stato trovato a letto con due mulatte, perché lui viveva in hotel, assolutamente inesistente. Una causa che il Corriere della Sera perse fu che l'avevano accusato di aver finanziato
con i soldi, sue cose personali, case, con i soldi raccolti per il terremoto in Irpinia. Lui aveva con Portobello, che all'epoca faceva uno share altissimo, raccolto miliardi di lire per i terremotati. Non era comunista, il che creò in una parte dell'opinione pubblica comunista del paese, non è dei nostri, potrebbe quindi essere incline, tipico, no? Ragionare spesso ideologicamente così. E fatto è che dopo la sua assoluzione il paese non voleva più sentire parlare di Camorra, vabbè, questi sono cialtroni, ma alla fine quindi chi si occupa di queste cose ha esagerato, millantato, basta. E tutta la stampa nazionale e internazionale... Anche perché era un pentito di Camorra che l'aveva accusato, sì. Quindi anche l'idea del racconto di Camorra viene, esatto, giù. Proprio il racconto sembrava tutto artificiale. E poi invece con il tuo libro torna di scena e tu racconti tra l'altro poi non soltanto Napoli, tu racconti delle zone che francamente, dei nomi che la gran parte dell'opinione pubblica fuori dalla campagna non aveva mai sentito, tutta il Casertano, Casal Scampia, di... Lago Aversano, Casal di Principe, sì. E lo racconti dandogli una... la gente li visualizza. Visualizzi le ville hollywoodiane dei boss, il modo di vestirsi, i riti, i vizi, e quindi li metti a nudo completamente, sì. E porti all'attenzione del paese, cioè prima Casalesi, e che, sì, che erano i Casalesi? Gli abitanti di Casal Monferrato, sì. Spesso risultava così. No, e quello che succede è proprio questo, cioè... D'improvviso, e secondo me qui c'entra lo stile, che poi magari ne affrontiamo, d'improvviso succede che queste storie diventano di tutti, tornando alle parole pronunciate precedentemente. Casal di Principe, realtà complicatissima, che aveva, come dire, ospitava una delle organizzazioni più forti in assoluto, che era appunto quello del clan dei Casalesi, c'era l'alleanza di Secondigliano con Scampia, la più grande piazza di spaccio in Europa, era, adesso le cose già sono diverse, e una serie di pezzi di paese che venivano sempre raccontati, va detto, nella cronaca giudiziaria, cioè quando c'era un grande arresto, un massacro, e sempre con calibri di cronaca nera. E allora la differenza per me, che io volevo fare, era: no, adesso le cose cambiano, inizio a raccontare di Maurizio Prestieri com'è, cioè un amministratore delegato di una grande azienda, inizio a raccontare di Paolo Di Lauro come colui che decide la vita e la morte di centinaia di persone, i loro codici. Ne sono affascinato, assolutamente, mai negato, ne sono terribilmente affascinato, e quel fascino lo voglio smontare, non negare, anche perché quando io andavo a vedere i processi, ci vado ancora e vado a vedere i processi, guardate che è una cosa incredibile, cioè loro si preparano, che è la cosa che poi è successa per me di traslare in Don Pietro Savastano nella serie, cioè loro si preparano il loro atteggiamento ieratico, si preparano le frasi a effetto, si preparano che durante l'interrogatorio devono far arrivare quella modalità d'azione, no? Ma uguale se vedete il video del maxi processo di Palermo, cioè il Papa Michele Greco parla assolutamente chiaramente dopo essersi preparato, cioè Don Michele Greco dice, quando viene interrogato per la prima volta, dice: la violenza non appartiene alla mia dignità. Poi fa: signor presidente del tribunale, gliela ripeto, la violenza non appartiene alla mia dignità. Quella è una frase preparata, non nasce neanche dalla risposta che gli hanno chiesto: ma cos'è per lei la violenza? Non c'era stata questa domanda, e quindi io volevo tutto, e questo cos'è? Questo crea fascino. Loro se lo costruiscono il fascino, come si vestono, cosa dicono, i proverbi che utilizzano. Io mi ricordo un processo con Pierluigi Vigna, che adesso non c'è più, procuratore nazionale antimafia, brillante, no? Toscanaccio, e mi ricordo Giuseppe Misso, detto Onasona, e contro Luigino Giuliano, detto Lovigino, perché... Lovigino, pentito in questo senso contro, cioè doveva testimoniare contro, detto Lovigino perché è molto bello, occhi azzurri, moro, aveva molte amanti straniere che ripetevano sempre I love Luigino, quindi Lovigino. E, incredibile. E pensate, anche questo, tutto questo è molto letterario. E lui a un certo punto, Onasona,
Mentre sta parlando, l'ovigino dice: ma presidente, ma che credete a lui che c'è figlio ricchione? Usa questa espressione terribile, no? Gelo nel tribunale. Ovviamente viene subito ripreso: non usi queste parole, non si permetta, così. E il boss risponde: no, ma mio figlio è solo molto gentile, no? E dietro c'era una storia, effettivamente, no? C'era una storia di tolleranza, perché la camorra ha sempre avuto una grande tolleranza verso l'omosessualità. Dentro la camorra ci sono camorristi omosessuali, ci sono stati camorristi transessuali. La camorra casertana, per esempio, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in passato ha ucciso persone perché erano state con dei ragazzi marocchini, per esempio, no? Quindi un'altra risposta. A Lucciardone, quando un ragazzo ha scritto poesie d'amore a un altro uomo, gli hanno spezzato i polsi. Insomma, c'è tutto un altro tipo, ogni organizzazione, in questo caso solo, devo dire che Napoli è un'eccezione, molto aperta. Però dicevo, tornando al nucleo, io ero ai processi e vedevo tutto questo, no? A un certo punto Vigna, non lo dimenticherò mai, gli dice, durante il processo Italicus, cioè l'attentato sul treno, Italicus era stato coinvolto all'organizzazione Camorra, ma poi non se n'è fatto nulla, cioè non si è arrivati a una realtà, a una verità giudiziaria. Misso, sta passando il testimone, Misso, passa questo testimone e gli dice qualcosa che secondo Vigna era di intimidatorio, e non dimenticherò mai quello che Vigna fece, cioè dice: mi devi dire, rivolgendosi a Misso, tu dove, significa niente, mi devi dire solo dove, e tutti ci si guardano, no? E fa: sul pianerottolo di casa tua, adesso nella cella, sul cucuzzolo di una montagna, mi devi dire solo dove vuoi, e ci affrontiamo io e te e basta, e nessun altro, e poi vediamo se mi minacci testimoni, gli fa il procuratore, no? E Misso lo guarda e fa: cioè canta guapparia, come dicendo: oh, il procuratore sta facendo il guappo con me. E Vigna rise, iniziò a ridere, cioè riuscì in un attimo ad abbassare un tono che era molto forte, che avrebbe potuto danneggiarlo agli occhi anche dei suoi avvocati, no? Come dire: ti sta sfidando, no? Cosa che fece anche Cafiero De Rao con il processo Spartacus, magistrato straordinario che ha fatto tutto il processo Spartacus insieme ad altri. Sente che stanno minacciando i testimoni e Cafiero De Rao dice alla polizia: aprite un attimo la gabbia, ci voglio parlare, no? Perché è un modo per dire fisicamente: ma che, qual è il problema, affrontiamoci, vediamo che sapete fare, no? È una cosa che per me raccontare era difficile, cioè immaginare, volevo dire, e quindi dovevo stare là e guardavo queste scene, erano da film. Quando mi si dice: ma com'è possibile? È molto peggio la realtà di quella che io cerco di rappresentare. Molto più complessa, molto più addirittura irreale. Ma sapete che quando io vado ai processi cosa fanno dalle gabbie? Voi pensate, chissà, ti fanno i gesti di morte. Mi fanno questo gesto qua sempre. Cioè, togliti i peli tra le sopracciglia che ti sei un trascurato. Vi giuro. Una cosa, dimmi come potessi immaginare una cosa del genere. Cioè, ma Fanosi, Savia... Che cavolo, no? Cioè, incredibile, dici, ma com'è possibile? Perché c'è tutta l'immagine? Dici, ma come no? Uno come te, sei scrittore, no? Non ti vai fa... in televisione. Cioè, vai in televisione, non ti fai le mani, perché loro, per esempio, l'ossessione delle mani. Le mani di Francesco Bidognetti, boss coinvolto nelle accuse dell'antimafia per minacce nei miei confronti, viene meravigliosamente assolto e data la colpa al suo avvocato. Bene, e... lui ha delle mani che non le potete vedere neanche di un modello, cioè completamente curate, lo smalto che rafforza l'unghia, trasparente, tutti i peli tagliati, che passano la vita a fare questo, no? C'è un rischio dei ragazzi o loro stessi, no? Che hanno la possibilità di, e passano la vita a curarsi in questo modo. L'odore, io mi ricordo ancora l'odore che quando stanno nelle gabbie, no? Si buttano un sacco di profumo addosso, perché nella traduzione, si dice così, dal carcere al tribunale, stanno con i bagni chimici che puzzano moltissimo dentro il blindato, e quindi loro, per paura di sapere di quell'odore di bagno chimico, si riempiono di profumo, e tu senti questo odore pazzesco sempre dentro le gabbie. E comunque non sono mai capi, perché i capi non vengono mai spostati, vengono sempre, diciamo, per videoconferenza. E moltissime volte loro si vestono quando sanno che c'è la famiglia, quando sanno che possono parlare, cioè i processi sono lunghi, si salutano, si mandano i baci. Io ricordo quando facevo un processo, seguivo un processo sulla TAV, l'alta velocità Napoli-Roma, che era stata in gran parte costruita dalla Camorra, ovviamente, e...
io ero nascosto perché se mi faccio vedere chiedono gli imputati di fare il processo a porte chiuse e quindi non mi permettono poi di scrivere. E questo articolo è però uscito su Repubblica, a loro dava molto fastidio, tant'è vero che quando io arrivo la difesa chiese di poter mettere la mia presenza verbale. Ma questo per farvi capire che cosa significa la vostra potenza, eh? Cioè la potenza del lettore, che loro dissero questo fa il pezzo e va in prima. Lo leggono, la Corte inizia a non accettare le nostre scorciatoie, che invece può accettare, cioè chiudiamo presto il processo, dateci 2 anni e andiamo a casa, dai. Se invece il processo diventa nazionale, cioè la gente inizia a capire, cavolo, noi non possiamo, noi difesa dei camorristi non possiamo fare una cosa del genere. Quindi c'è un aspetto positivo, poi c'è anche uno negativo del racconto sui processi. Ma ti faccio fare un salto qui. Questa luce che hai acceso, questa attenzione, significa attenzione di polizia, attenzione giudiziaria, processi, e significano i colpi che hanno preso i Carasalesi, che ha preso la Camorra in questi anni. Se ce lo dici in un momento, e poi se però, per dirti questo, ma quindi la situazione è meglio di 10 anni fa grazie a questo libro o no? È difficile rispondere. Io sento che, diciamo, la conoscenza del fenomeno è molto alta e su Casale, cioè sui Casalesi, le mazzate sono state enormi. Non so se avete mai avuto questa sensazione, ma per un periodo il telegiornale dava solo arresti di Casalesi, diceva quanti sono? Cioè era solo arrestate continuamente. Ma perché? Perché era come buttare una rete in un mare pieno di pesci che non è mai stato pescato. Quindi tiravi sopra. Poi dovete anche pensare una cosa, questo è importante. Quando voi sentite al telegiornale arrestato, non significa condannato. E quando sentite condannato, 20 anni, quello significa al secondo 10, 8 anni fuori. Cioè dovete anche tenere presente questo percorso, per cui tranne i casi eclatanti di grandissimi capi la cui scarcerazione sarebbe terrificante, no? Culturalmente, e si fanno il carcere duro in silenzio, e la maggior parte dei casi uno esce, cioè adesso per esempio le organizzazioni napoletane che sono molto piccole, le vecchie famiglie hanno dato il potere alle organizzazioni molto giovani, hanno delegato un momento del loro potere, almeno io la vedo così, loro si fanno i calcoli, dicono vabbè allora io mo faccio, sparo uno, mi prendono, mi faccio 20 anni o 16 anni, 18 anni, 30 anni sto fuori. Cioè, si fanno addirittura il calcolo, cioè, non mi faccio 10 anni dentro, cioè, è incredibile come c'è questa sorta di meccanismo, ma sempre per dire i tribunali, io ricordo benissimo processo al clan dei Valentini, cioè Giunta, il clan che poi coinvolto, ma non fu lui l'esecutore dell'omicidio del povero Giancarlo Siani, giovanissimo giornalista del Mattino, ucciso a 26 anni, per un articolo piccolo così, ma molto, molto incisivo nella sua analisi. Lì, per esempio, non dimenticherò mai che io ascolto la lettura della sentenza, quindi condanna, no? E un ragazzo si raccoglie il volto tra le mani, un ragazzo giovanissimo, avrà avuto 21 anni, no? E all'epoca, capo della mia scorta, si chiama Nando, un istinto, e poi no, non l'ho mai più visto, no? Si gira, questo ragazzo piccolo, e dice, ah boh, hai preso 7 anni, cioè, cosa fa? Lui dice, e mo chi glielo dice a mia moglie che ho preso solo 7 anni? Perché sopra i 10 erano 2.500 euro al mese, sotto i 10 erano 1.000 euro. Quindi questa, la moglie, perdeva per 3 anni uno stipendio di indennità carcere. Cioè che lo stipendio che la Camorra dà, sì, alla famiglia di chi sta in galera. Esatto, sì. Lo stipendio che dà le organizzazioni criminali stipendiano, no? Ogni gerarchia ha il suo stipendio. Se voi domani decidete di diventare un'organizzazione criminale, vi danno sostanzialmente 600 euro al mese, 700 euro al mese. Poi si passa dipende dal ruolo, io parlo proprio il ruolo base, perché già il pusher non è affiliato, se è affiliato ha un ruolo importante. Poi diventa responsabile piazza, sono subito 3.000-3.500. Poi se sei invece quello che spaccia, hai una percentuale tua e quindi puoi già portare a casa quei 2-3.000 euro a settimana. Ma diciamo in un'organizzazione non solo fondata sul narcotraffico, un quadro intermedio dell'organizzazione prende dai 4.000 agli 8.000, se sei un capozona dagli 8.000 ai 12.000, se sei un capo mediamente uno stipendio dai 50.000 ai 100.000 euro al mese, queste sono le cifre.
più o meno tra tutte e tre le mafie, dopodiché è fuori tutti i loro affari, cioè sono fuori i milioni di euro che hanno di riciclaggio, questo parlo proprio come stipendio, cassa dell'organizzazione, che poi varia, perché per esempio la Camorra ha anche un welfare, cioè se tu hai un bambino handicappato ti danno uno stipendio in più, a Natale hai la tredicesima, la NCO di Raffaele Cutolo muore perché a un certo punto non ha liquidità e la nuova famiglia, i suoi concorrenti iniziano a dare la tredicesima, il premio produzione, cioè tutto questo che è una roba incredibile, ma succede. Quindi dicevo, nei tribunali succede tutto questo e la trasformazione secondo me che il lettore di Gomorra ha dato sulla realtà è stata una trasformazione riguardo la consapevolezza che ha spinto lo Stato a agire con più forza e quindi secondo me oggi diciamo in certe aree c'è stata una trasformazione, ma anche nella stessa Scampia insomma. Ecco, ma questa eliminazione ha portato situazioni migliori, come la vedi tu oggi? Questo è il problema, che io non credo che per esempio ci sia una sostituzione di classe dirigente, cioè voglio dire, nell'agro aversano hanno tagliato la testa a un pezzo di borghesia criminale, ma non è stata data a una nuova classe imprenditoriale uno spazio. Per come si dà? Semplice, un ragazzo che vuole fare l'imprenditore del cemento, un ragazzo che vuole fare laterizi, sto parlando del talento delle mie terre, che è il cemento, come Bergamo, cioè no, operai edili. E deve essere un ragazzo che deve avere la fiducia delle banche, quindi tu arrivi con la tua impresa di 10 persone, di 10 ragazzi slavi, 10 ragazzi albanesi, di 20 ragazzi ghanesi e la banca ti deve dare una linea creditizia, se non te la dà vincerà il camorrista quando esce o quello che prenderà il posto, e quello è quello che sta succedendo, cioè hanno tagliato ma si è molto fermi e il rischio che sempre c'è, perché si ha paura, da un lato le amministrazioni hanno paura perché qua come firmiamo qualunque cosa ci arrestano, anche se non siamo criminali, magari sbagliamo, veniamo attaccati, quindi da un lato c'è la paura burocratica, dall'altro c'è il fatto che le banche, il sistema che fa partire l'imprenditoria non si fida del nuovo, che non ha uno storico, che non è sostenuto, ecco perché dico, noi in questo momento sul sud la battaglia è tutta ancora aperta, perché bisogna spingere, cioè spingere a fare questo tipo di operazioni, non semplicemente la repressione e non semplicemente le operazioni come Bagnoli, no? Che sono operazioni di territorio, cioè bisogna iniziare a capire come fare per l'imprenditore meridionale di quelle realtà a ripulirla con la sua attività, col suo lavoro. Sì, perché altrimenti se non si costruisce, cioè eliminare semplicemente i vertici camorristici con tutto il welfare che ci raccontavi prima, sì, se non si costruisce un'alternativa... No, è impossibile. Cioè, non... cioè, mi dici, per esempio, del film, si era parlato nel film Gomorra, quello di Garrone, sì. Ci sono i due ragazzi, quelli con il... Sì, con il mitra. Col mitra, uno magro... Sì, e sì, l'altro. E, per esempio, quei due che fine hanno fatto? Allora, uno dei due è entrato proprio nel mondo del cinema, l'altro è ritornato, diciamo, in quella sua vita borderline. E quello che succede, cioè... c'è chi riesce a prendere l'occasione e a sfruttare quel talento e c'è chi ritorna al suo stato diciamo di contraddizione precedente. Per me è un'occasione, cioè quando mi si accusa ma nei tuoi film, nelle tue serie ci sono i parenti ex camorristi, cose del genere. Ecco, è di ieri o l'altro ieri è venuto fuori che nella serie TV Gomorra c'è un cameo, c'è un sì. Qualche minuto di un bambino, un ragazzino che è figlio di Gaetano Marino della famiglia Mecchi, ammazzato a Terracina qualche anno fa, ma io sono ben felice che quel ragazzino possa avere l'alternativa diciamo cinema, sperando che la continui nonostante questo il cameo sia molto piccolo, però insomma ha fatto la sua buona parte in quei minuti e che appunto scelga la strada artistica e non la strada criminale. Per me, come dire, tra l'altro il padre è morto, quindi non si può neanche pensare a lei fatto, perché il padre poi ti proteggeva, insomma, sono totalmente fuori. E il padre, dalla storia, è incredibile. Io credo che non si sapesse neanche che fosse il figlio di, ma si sapeva che era di quel territorio. Io, che non sono mai in questi luoghi, poi tra l'altro non spetta a me scegliere, però io sono molto, invoglio molto a prendere i ragazzini di là. I ragazzini con problemi, i ragazzini che hanno magari aspirazioni criminali e far vedere che invece possono, rappresentando quelle aspirazioni, risolverle, cioè farne cinema.
e poi uscirne, come è successo. È successo anche al film Mary per sempre, vi ricordate? Mary per sempre era è stato fatto a tutti i ragazzi con problemi, e molti, qualcuno è ritornato, qualcuno invece è riuscito a emanciparsi, a diventare attore, a diventare attore di teatro. È così sempre, cioè è molto alla famiglia, è molto all'individuo, alla famiglia quando sono così piccoli, però secondo me bisogna lasciare questa possibilità. Io tra l'altro su questa storia è interessante, perché avevo fatto un post anni prima, molto infastidito, perché il padre di questo bambino era stato ospitato in una trasmissione Rai ad ascoltare una canzone della figlia, che per fortuna non ha scelto la camorra ma ha scelto la musica neomelodica. La figlia gli dedica una canzone al grande padre che era, e mi colpì che tu inviti Gaetano Marino Mecchei, dirigente insieme al fratello Gennaro in carcere della famiglia camorrista, la inviti in prima fila e gli fai un omaggio di una canzone. Ma è una cosa diversa se tu cerchi i figli di quel mondo lì di inserirli, come era successo già con Garrone, cioè li prendi e gli fai fare cinema, poi dopo possono diventare, diciamo, o scegliere consapevolmente di entrare nelle organizzazioni, oppure cercano di girare dall'altra parte. La questione cinema è interessante, perché il camorrista, non so se l'avete mai visto, il film di Ritornatore, che vi consiglio, con un immenso Ben Gazzar, era diventato, molto prima delle mie cose, era diventato il jingle sui telefoni, era diventato, se ci sono qualche napoletano se lo ricorda, no? era presente ovunque, io me lo ricordo proprio, le frasi, ricido in cielo professore che in un laggio tradita e mo facita impressa, frase che tutti i ragazzini ti ripetevano, tutti i ragazzini. Allora tu dici, bisognava censurare il camorrista? Tra l'altro tratto da un libro bellissimo di Gio Marrazzo, pubblicato da Pironti, che mi ha ispirato come stile, perché mette tutti i nomi e cognomi, e fatti di cronaca, però senza i credit, la bibliografia, il saggio, no, in forma di romanzo. Io lo leggo e dico, wow, cioè questa roba qui non si torna più indietro, il libro più sottovalutato della storia della letteratura italiana degli ultimi 50 anni del Novecento. Comunque, un grande libro che racconta come si vincevano gli appalti, come si vincevano le elezioni, come si ammazzavano i consiglieri comunali mentre i 68ini o i 77ini facevano le occupazioni, le sfilate, c'erano nei consigli comunali dei paesi sperduti siciliani e napoletani che si moriva per aver impedito che un appalto di una piscina andasse a un'impresa, e quel mondo lì, quel mondo dei movimenti, si ignorava completamente. E c'era questo libro che me lo faceva capire, no? Diceva, questi partivano per Parigi quando c'era gente che moriva, i sindacalisti che venivano ammazzati perché si combattevano le organizzazioni criminali, e loro invece pensavano, oh, Mao, Lenin, no? Si guardavano alla grande rivoluzione. Era interessante questo libro perché mi apriva alla realtà da un altro punto di vista. Allora che dobbiamo fare? Bisognava fermare quel film? Il male crea sempre un immenso fascino. Il male crea sempre la voglia, come dire, di far riferimento a lui nella rappresentazione. Ma attenzione, se tu decidi di fare il camorrista dopo che vedi il camorrista di Raffaele Cutolo o Gomorra la serie, sei già in un contesto camorrista, sei già nella possibilità di fare il camorrista. Quindi la realtà non sta inventando nulla, la realtà sta riprendendo te, parte da te, dai tuoi quartieri. Tu vedi il tuo quartiere, la tua realtà rappresentata, e quella rappresentazione ti identifica. Ecco, è il dibattito di questi giorni, sì. È intervenuta la Boccassini, Cantone, cioè c'è chi dice dentro Gomorra, nella fiction, nella serie TV, c'è troppo male, c'è solo il male, non ci sono personaggi positivi, non c'è mai un lieto fine, non c'è mai una catarsi, sostanzialmente alla fine solo tutto questo male, a che cosa serve? Io infatti non mi pongo il problema di a cosa serve, mi pongo che ho voluto coscientemente fare, è la mia cifra, fare così, non c'è il bene, assolutamente, non c'è nessun buono, nessun giusto, non mi importa, devo costringere lo spettatore a guardare questi mondi dal loro punto di vista, non dal punto di vista del giudice, non dal punto di vista del poliziotto. È proprio perché lo guardano dal loro punto di vista che lo Stato è, e questo è quello che ci ripetiamo sempre insieme agli sceneggiatori e agli attori, una interferenza per le organizzazioni criminali. Lo Stato è un'interferenza, la loro prima paura sono i rivali,
sono gli affari che perdono, poi c'è il carabiniere che li arresta, l'intercettazione, il giornalista, viene tutto molto dopo. E io questo lo volevo mostrare chiaramente, guardate com'è dal loro punto di vista. Poi volevo anche suggerire altre cose, provate a misurarvi con loro, quanto di loro c'è in voi, quanto fanno schifo, e soprattutto guardate come sono i meccanismi, che è la mia ossessione, come si truccano le elezioni, cioè come si apre una piazza di spaccio, come parte una faida, come devono, come tradiscono tutti, come tutti muoiono, sempre, come non ci si arricchisca neanche, perché è brevissimo, arricchisci il sistema, ma te prima o poi crepi, come sia una vita infame, come le case siano bellissime dentro e pacchiane fuori cadenti, tutto così, senza alcuna possibilità di rappresentare il resto. È un punto di vista, mica si racconta Napoli, ma per niente, si sta raccontando un pezzo d'Italia, un pezzo di mondo. Tant'è vero che la serie viene vista moltissimo in Inghilterra, in Francia, in Portogallo, sono stato recentemente in Germania e il tassista, come dire, che mi vede mentre ero con la mia scorta fuori un hotel, dice: Gomorra, sto guardando la serie, un curdo. Cioè, perché? Perché non viene visto come una cosa locale, viene vista come una storia di potere. Per cui è una scelta può anche non piacere, quella di magari tu invece vuoi vedere il punto di vista di un poliziotto, ma è un altro film, vuoi vedere il punto di vista del bene, è un'altra storia. Per quanto riguarda le mie storie sulle serie, perché già il libro, io invece ci tengo dentro la storia di chi è caduto, metto Don Peppe, e non solo, racconto la quotidianità di quei territori, anche la quotidianità non camorrista, invece... Per quanto riguarda la serie, il taglio per me era proprio quello, cioè togliere tutto ciò che mi impedisce di far stare solo da quella prospettiva. Tant'è vero, c'è poca polizia, c'è solo quando la polizia arriva, arresta o inciampa, poi tutto com'è nella loro testa, è tutto com'è nei loro rapporti. Per me raccontare il male non significa diffondere il male, dovremmo vietare Dostoevskij, e non si vieta Dostoevskij. Se Dostoevskij si vendesse e fosse visto come Gomorra la serie, ci sarebbe qualcuno che dice: beh, però attenzione, i ragazzi che leggono questi libri poi si identificano, rischiano, non va bene. E questo dibattito è antichissimo, fu accusato Goethe di incitare al suicidio, perché quando uscì I dolori del giovane Werther ci fu un'impennata di suicidi, e lui... cercò anche all'epoca di difendersi dicendo che non è che era lui che incentivava i suicidi, e che c'erano persone che volevano suicidarsi, che come dire, accelerarono la loro decisione per aver letto quelle pagine meravigliose dove sembra esserci un'apologia eroica dell'autosoppressione. Però è una storia antica questa. Per me bisogna misurarsi continuamente col male, e anche se fosse che tu non condividi, nel senso che è troppo per te, spettatore, secondo me non è responsabilità, come dire, etica, semmai è responsabilità artistica, cioè hai messo nell'arte che tu hai realizzato un carico da 90 che io non riesco a sopportare, e ci sta, ma non è eticamente ingiusto aver messo tutte queste storie. Roberto, abbiamo quasi finito, però devo farti ancora due domande. Quanto Stato c'è oggi? Tu dicevi nell'assenza dello Stato, non vogliono lo Stato, l'interferenza dello Stato. Quanto Stato c'è oggi e quanta consapevolezza nella politica c'è della criminalità organizzata, della necessità di sostituirsi? È una risposta difficile da dare, perché la domanda è veramente complicata. Però parto da un dato. Il simbolo oggettivo che lo Stato, parola che faccio fatica a pronunciare, che poi cos'è lo Stato? Diciamo le istituzioni, ma forse è meglio, politiche, hanno abbandonato grossa parte del meridione, di un pezzo d'Italia, non solo meridionale, sono le liste civiche. La massa di liste civiche a queste elezioni è vergognosa ed è fatta apposta per permettere a tutta una serie di personaggi di potersi candidare senza caricarsi su un partito di cui gli rovinerebbe l'immagine. Perché... Che cosa succede? La politica locale è molto complicata. Ah, questa è una vecchia storia, come la citava anche Bianciardi, cioè l'Italia è un paese di montagna che crede di essere stranamente un paese di pianura. E l'Italia crede, e la politica anche, di essere governata da Roma, da Torino, da Milano, quando mai? È governata dai paesi. Contano, perché nei paesi passano un sacco di soldi, invisibili, un sacco di consenso elettorale. E Salvatore Giuliano, non il mafioso, il bandito,
siciliano, diceva sempre una frase che mi colpì molto. In realtà la disse a una giornalista americana che quasi se ne innamorò passando del tempo con lui per fare un reportage, la quale gli chiese: ma perché continuava a vivere in queste campagne e non si nascondeva nelle città, dove forse era persino più facile? E lui rispose: in città sul catrame scivolo, che era un'immagine ovviamente morale, come dire, io se ho il piede sulla terra sono saldo, se invece ho i vizi e la vita facile di città, scivolo. È un paradigma interessante per le mafie. Tornando quindi alla questione politica, che cosa succede? In questi posti non si vince con la propaganda televisiva, non si vince neanche con i progetti. In questi posti si vince se prometti cose, punto. Cioè, la signora vuole il posto all'ospedale, glielo devi dare, se no non ti prende il voto. I ragazzi vogliono la piscina comunale, nella migliore delle ipotesi, gliela devi dare, se no non ti votano. E quindi in questi posti la politica... E così spieghi le liste civiche. Esatto. Perché il punto delle liste civiche, che è interessantissimo, è che pensate che in tutti i comuni in cui si vota in questo fine domenica, per esempio Forza Italia è presente soltanto nel 9% dei posti in cui si vota, che se ti viene distintivamente da dire perché è un partito che è in via di scomparizione, ma se guardi il PD è intorno al 12-13%, e in tutti gli altri posti ci sono liste civiche. E questo è il trucco, perché che cosa succede? Quando ti arrestano il sindaco della lista civica, il partito dice non è nostro. Quando beccano il voto di scambio, non gli carichi l'immagine. È tutto lì. La lista civica, che nasce, come sempre in politica, da un principio nobile, cioè la possibilità di costruire autonomamente una organizzazione politica che non si richiama direttamente a un partito, perché distante dal partito cerca trasversalmente di unire le forze, cioè il medico comunista, il medico democristiano fanno insieme una lista civica perché in quel paese vogliono la stessa cosa, fuori da quel paese no. Quindi nasceva con un principio liberale, bello. Adesso è uno schermo alla chiavica, è uno schermo agli affari, è uno schermo a quello che sostiene la democrazia, il voto di scambio. Se no, io anni fa, per chi mi legge magari se lo ricorda, su Repubblica feci un articolo di provocazione dove dissi: ci vogliono i caschi blu per controllare le nostre cabine elettorali. No? Questa cosa fu una boutade che io feci sul giornale. L'OSCE rispose che era pronto a venire, che non sono i caschi blu militari, ma gli osservatori, che è un'altra storia, che spesso vengono, era pronto a venire nei seggi, lo fa anche in altri paesi europei, era pronto a venire nei seggi che io segnalavo, perché ancora oggi la scheda ballerina, la ripeto sempre, ma in un secondo ve la spiego, la scheda ballerina determina ancora oggi un sacco di voti, e ancora una volta in questa tornata elettorale tutti, cioè dal 5 Stelle a Forza Italia, PD, Verdiniani, non ne hanno fatto tema, molto probabilmente perché non lo conoscono, molto probabilmente perché il pubblico ha difficoltà, pubblico ho detto, non elettori, perché lo considerano spesso pubblico, i cittadini hanno difficoltà a capirlo. È semplice, scheda elettorale. Come viene controllato singolarmente, voto per voto, nei paesi piuttosto che nelle città, il voto. Ecco come viene fatto. Arrivano le schede elettorali, un mucchio, chi ha fatto lo scrutatore lo sa. Vengono tutte registrate, spessissimo succede che delle schede si perdono. Chi ha fatto lo scrutatore lo sa. Ne fanno uscire una, due, guarda qua, tre. La prende il personaggio che si vende il voto. Quindi la prende clandestinamente il personaggio che gestisce il voto. La vota. E la chiude. Benissimo. Arriva l'elettore, che lui paga. Arriva l'elettore. Lui gli dà la scheda già votata. L'elettore se la mette in tasca. Poi va al seggio, dà il suo passaporto, prende la scheda che gli dà il seggio e va in cabina. La scheda che ha preso dal seggio se la mette in tasca e la sostituisce con la scheda già votata. Esce, vota, poi va dal personaggio, gli dà la scheda bianca, che è la prova che ha votato. Quella scheda bianca, lui la rivota e così all'infinito. Così viene controllato. E nessuno ne parla. Basterebbe fare come si fa in alcuni paesi, cioè niente cabina. Ma si fa solo le mani coperte. Così che se tu mi cambi la scheda, ti becco.
Basterebbe questo, e non è fatto. La cabina è terribile, e questo avviene non a Roma, non avviene neanche a Milano, è difficile controllare le grandi città. Perché? Perché il votante medio delle grandi città non va direttamente dal personaggio a vendersi il voto. Se si vende il voto, lo fa per qualcosa di più, un posto di lavoro, un posto al master, una cosa, diciamo, il prezzo è più alto. Queste cose succedono dove vendi il voto a 25, 35 euro, buono pasto, buono benzina. La scheda ballerina è esattamente quello che c'è dietro, una grossa parte, per fortuna non tutte, delle liste civiche. Non è possibile che ammettiamo queste liste civiche, che sono l'accesso, ma... Per intenderci, lo sapete che San Luca da Spromonte, la chiamata la mamma di 'Ndrangheta, non va a votare perché è commissariato, perché nessuno si vuole candidare, ed è una città simbolo. Lo Stato avrebbe dovuto fare tutta la campagna elettorale su San Luca, dannazione, incredibile. Platì, la ragazza del PD, prima cercava, voleva candidarsi, poi si è ritirata. Ci sono due liste con personaggi che appartengono al comune commissariato per mafia. E a Platì devi fare tutta la campagna su Platì, devi fare tutta la campagna su Teverola, che c'è avuto il sindaco accusato di narcotraffico, cioè devi fare su questi posti campagna, perché sono posti simbolo. Anche se San Luca, quanto sono? 4.000 persone? 5.000 persone? Ma è considerata da loro, cioè dalla storia 'ndranghetista, viene chiamata la mamma, cioè il luogo simbolo. Lo devi trasformare subito, e lo devi trasformare. Quale liste civiche? Ti devi mettere il tuo nome, devi prenderti la responsabilità, la faccia, solo che hai paura. Perché con chi mi vado a fotografare? Chi comprerà i voti? Quindi secondo te il trionfo delle liste civiche corrisponde alla fuga della politica da una parte e all'altra dal fatto di cercare di salvare la faccia. Esattamente. Esattamente, perché spesso, altra cosa interessante, se studiate le inchieste, per esempio c'è l'inchiesta che riguarda il presidente del PD Campania, Graziano, è interessante. Lui perché si rivolge a un imprenditore Zagaria, solo omonimo, e poi solo omonimo di Michele Zagaria, il boss, e poi coinvolto, secondo la DDA, in affari criminali? Perché? Perché lui ha bisogno dei voti di una certa zona, subito. Guardate che questo è interessante. I politici che vogliono, si candidano e vogliono subito un po' di voti, cioè vincere subito, non possono che rivolgersi a imprenditori che gli portano il voto di scambio. Faccio un esempio: Renato Natale, sindaco di Casal de Principe, super sano, e ha vinto con i voti anche di chi in genere si vendeva i voti delle famiglie mafiose. Ma perché l'hanno votato? Sono 20 anni di impegno sul territorio, 20 anni, medico, ha aiutato gli immigrati, con tutte le sue contraddizioni, è stato lì sempre, e quindi ha convinto anche chi non condivideva, ha convinto anche chi non condivideva il suo progetto, ha convinto anche chi votava sempre perché famiglia di camorristi, i camorristi, perché stava là. Se tu invece arrivi da fuori e vuoi vincere subito, è voto di scambio, ti beccano, ma perché sei disonesto tu, peggio, perché ti sei rivolto a imprenditori che ti devono dare subito i voti. E questo, su questo si fonda il voto di scambio, anche su una specie di ingenuità paracula di voler ottenere un vantaggio, e tu dici: ma tanto io mica pago la camorra, mica io poi do gli appalti, io mi rivolgo a un imprenditore che so essere pulito e che mi porta i voti. E come te li porti i voti se tu non fai campagna là, se tu là non ti conoscono proprio, come te li porta? Ecco perché dico che c'è un enorme errore da questo punto di vista, cioè tu devi perdere, qualcuno dirà: ma c'è una parte che perda vind'anno, allora dovremmo essere puliti, pulitissimi, perché tu spesso invece devi perdere in questi luoghi per selezionare una classe politica che piano piano verrà riconosciuta. Il PD, per esempio, il Movimento 5 Stelle al Sud hanno molte risorse da questo punto di vista, ma a volte tendono a tenerle riparate rispetto a figure che funzionano di più mediaticamente. Ed è un errore madornale, perché tu le devi dare a persone che piano piano, anno dopo anno, hanno una credibilità. Non sono esseri perfetti, per carità, avranno le loro contraddizioni, faranno i loro errori, ovviamente, ma è là la differenza. La lista civica è veramente, credetemi, è una roba incredibile. Quando io ho visto una cosa del genere, ho detto: non è possibile. Poi soprattutto a Sud, cioè è mollare completamente, non prendere responsabilità, terrorizzarsi, perché dice: cavolo, questi qua prima o poi tutti li beccano, e prima o poi mi cade sull'immagine nazionale. Bene, abbiamo veramente sforato, ma va bene così. C'era qualcos'altro che ci volevi raccontare? No, l'ultima cosa appunto era questa, che io prendo sempre queste occasioni, la possibilità, sono stato contento
di questa intervista con Mario, perché Mario ha fatto il suo libro Spingendo la notte più in là su suo padre con uno stile che ha fatto la differenza, la non fiction novel, uno stile anche spesso messo sotto accusa, quindi per me personalmente era una cosa interessante poter farlo con una persona che aveva scelto una cifra del genere. Una cifra del genere, quindi ci tenevo a chiudere con questo, è quello che permette al lettore non di leggere qualcosa lontano da sé, ma di stare in quella cosa. Io ripeto sempre, e sempre continuerò a ripetere, citando Levi, no? Se questo è un uomo, libro che fu per molti anni rifiutato da Einaudi, perché credevano troppo esagerato, quando tu leggi Se questo è un uomo sei ad Auschwitz, non conosci Auschwitz, sei lì. La differenza con i grandi saggi, attenzione, i grandi saggi non sono minori, per carità, anzi, con il grande saggio che ti dà la prova, l'oggettività, la conoscenza del dato su Auschwitz. Allora, i libri, quando scelgono una strada, la scelgono sempre, io credo, in relazione al lettore. Allora, queste storie ti devono suggerire, queste vicende sono tue, questa terra è tua, questa è la tua vita, non credere che sia lontano. Ed è sempre successo che queste fossero le storie che mi impaurivano il potere. Chiudo, vi ricordate Soza Boy? Soza Boy è un libro scritto da Ken Saro-Wiwa, uno scrittore nigeriano, che scrisse di bambini che combattevano nella guerra del Biafra, no? Per questo è stato impiccato dal governo nigeriano, per il suo libro e per il suo impegno, diciamo, contro la Shell, la compagnia petrolifera. Ma quel libro era entrato nel cuore delle persone. Tutti sapevano dei bambini che combattono in Nigeria, all'epoca, stiamo parlando degli anni 80, ma quel libro fece stare tutti lì. E quando quindi la letteratura fa questo, è lì che inizia. Quindi il mio invito è di continuare ad avere fiducia nella parola e di difendere la parola che scegliete di leggere e di non avere paura della complessità, perché rimanere in superficie, quindi rimanere nella superficie di un semplice post, di un'opinione che viene fatta velocemente da un titolo, no, utilizzate in questo senso, visto che è un festival del giornale, il nostro giornale, utilizzate in questo senso l'informazione frequentandola, non accogliendone un titolo che magari cambia dopo, che magari non condividete, ma frequentandola, diffondendola, cioè facendo sì che questo sia uno strumento complesso, ma è semplice. Tutto qua. Grazie, grazie a Roberto Saviano, grazie a voi. Se avete ancora tempo, voglia e pazienza, tra mezz'ora c'è un altro incontro, completamente diverso, con un grande navigatore, bello, come Soldini, Giovanni grande. Soldini. È un grande scalatore come Hervé Barmas, con cui parleremo del se ci sono limiti alle sfide bello nel mondo. Più bello. Buona serata a tutti. Ciao.